Sì, vai. Asciugatura, eh. Lampade infrarossi. Cucini, impara e poi ti interrogo. Perché cosa fa la lampada? Scalda prima la lampadina che cosa funziona? E allora è vapora. Le indicazioni con queste lampade qui scalda circa 7 minuti, 3 anni di essiccazione. Perché asciuga la rovescia, non fa la lampada. È il concetto vado del forno a microonde. Quindi essiccato ad aria fa la pellicola sopra e l'evaporazione non viene fatta. Invece in quel modo qui asciuga dal di sotto e la tira fuori. Esatto. Cioè tu in 7 minuti hai il fondo super cotto come se tu avessi una macchina lasciata ad aria per un sacco di tempo. Alle sostanze solventi di fuoriuscire proprio perché c'è questa pellicola, quindi l'applicazione non è ottimale e l'essiccazione anche. In questa maniera con le lampade IRT si parte dalla lamiera che scaldandosi fa evaporare i solventi e mano a mano che i solventi evaporano si asciuga la vernice, fa una sorta di reticolazione e a lavoro ultimato in pochissimi minuti ottiene un'essiccazione pari a quella che ha detto Giuseppe. Però ci sono anche dei problemi. I contro. Sulla plastica non fa niente. Ah, no. Sulla carta, se ci metti un pezzo di carta sopra, non scalda. Quindi l'effetto è solo sul metallo. Sul metallo. Poi un altro difetto anche è che l'alluminio poco. Sì, un altro difetto. Quindi ferro magnetico. Se tu lo tieni troppo vicino, c'è caso che se la avvicini molto. Gonfia. Ragazzi, fa scoppiare gli stucchi se avvicini troppo la lampada. Pensa a te. Lui scalda parecchio.